Per il ponte a venire giù. Inchiodato, mi sono accostato sulla destra e niente, ho visto purtroppo quei poveracci. Abbiamo chiamato subito i soccorsi, ho 118 e poi ho chiesto di allertare tutti perché la situazione. Chi può raccontare lo fa sotto shock. Se andavamo 5 km più veloci c'eravamo anche noi là sotto. Questione di destino, di secondi, di attimi che possono cambiare la vita oppure che possono salvarla. È crollato il ponte 167 sull'autostrada 14 all'altezza di Camerano, tra Ancona e Loreto. Due morti, una coppia di San Benedetto, 60 anni lui, 54 lei, a bordo di una Nissan Qashqai bianca che ha provato, senza riuscirci, a frenare in tempo, ma è finita con la parte anteriore dell'auto sotto quel cavalcavia maledetto. Quello che ho potuto vedere io è andata a sbattere contro, però sì, si vede anche dalla posizione, perché insomma è preso credo sul parabrezza, io poi più di tanto non me la sono sentita di avvicinarmi. La macchina che sotto il ponte si è schiantata e si è alzata dietro, ma questo è la moglie e il marito sono morti sul colpo. Pareva un film, una cosa indescrivibile. Gli operai se ne sono scappati tutti. Nessuno si è fatto vedere, due morti sotto il ponte, nessuno che è sceso per vedere cosa era successo, se ne sono scappati tutti. Si è visto qualcuno quando è arrivata la polizia o qualche forza dell'ordine, poi se ne sono andati tutti. Stava quell'auto là, dopo stava un'auto che sta mettendo dietro a me e io stavo dietro. E il ponte è inchiodato, sì, io mi sono fermato lì, io ho fatto marcia indietro là. Tre sono invece gli operai feriti della ditta Delabec di Roma. Uno è ricoverato ad Osimo, gli altri due si trovano ricoverati a Torrette. Si tratta di due romeni di 56 e 46 anni, precipitati da un'altezza di circa 6 metri. Su quel ponte erano a lavoro per l'operazione di sopraelevamento rispetto al piano stradale nell'ambito del più ampio progetto di realizzazione della terza corsia. Per questo Autostrade per l'Italia, la proprietaria del cavalcavia, aveva chiesto alla provincia di Ancona, ente titolare del resto della strada, di bloccare la viabilità per consentire il cantiere. Ordinanza emessa lo scorso 28 di febbraio. È un mese che stanno facendo manutenzione a quel ponte. Hanno fatto la manutenzione al ponte che sta più giù, hanno finito quello là e hanno iniziato a fare la manutenzione. Noi è un mese che passiamo sotto sto ponte. Un mese. Sai che vuol dire? Che come è caduto oggi poteva cadere ieri, l'altro ieri, Non so, una cosa a vedere in televisione, una cosa a vederlo dal vivo. Secondo Autostrade per l'Italia, il crollo è avvenuto a causa del cedimento di una struttura provvisoria posizionata a sostegno del cavalcavia. Sul posto i soccorsi con la Croce Rossa di Ancona, la Croce Verde di Castelfidardo, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.